Trovate sul canale Frataisen. Io sono Frataisen e è passato parecchio tempo da quando ci siamo visti l'ultima volta. E che è successo? È successo dal 5 di agosto che sono stato male e quindi non ho potuto registrare. Non è stata una cosa né prevista né voluta. Uno dice: certo, ti immagini stare male? No, uno poteva prendere ferie, sai. Così, caro il mio Link, allora noi ora stasera dovremmo fare una cosa tecnico-tattica, dovremmo entrare qui dentro e iniziare a fare delle quest. Allora, siccome a me l'idea non mi dispiace, però al tempo stesso vorrei evitare di allora, siccome è cosa buona e giusta, torno subito. Non so come diavolo ho fatto a raccattare altri 120 semini, però. Il ballerino di Versailles magro, dov'è? Questo è un bab, non è un albero. Sì. Cazzo. No, 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 sto bene così. Anche perché mi hai abbastanza rapinato. Zan zan. Sempre meglio avere un'arma in più che un'arma in meno. Allora, buon uomo, andiamo al piano di sotto. Bello, questo mi piace, ti ha proprio chiuso dentro. Problema è che non è che io sono chiuso con loro, sono loro a essere chiusi qui dentro con me. Ah, questa è che ce l'ho, ma che botta di culo. Vedi? La torcia figa che fa un danno della Madonna. Zà. Sono andato fuori da me, però. Scusi, è lei. Lei è veramente un figlio di cane. Detoni! E si levi torno. Grazie. Quanto a lei! Spero che tutto ciò abbia soddisfatto voi quanto ha soddisfatto. La mancanza della lucerna di Dark Souls.
scusa, sei scemo. Come si fa a accendere la luce lì dentro? Cioè, ti sei rimesso la torcia nel sedere? Per questo l'hai spenta? Ucciderti. Ok. Quindi se tanto mi dà tanto. Posso, quante frecce c'ho a questo punto? Ah, non te lo dice. Apriga sta roba, no? Facciamo così, eh? Non sta la lucerna di Dark Souls, però evidentemente... No! Dicevo, non sarà la lucerna di Dark Souls, però fa comunque solo lavoro, eh? Sono un dubbio, no? Senti, finché l'arco del crepuscolo non mi si rompe, lo uso. A quanto pare non consuma frecce, lascia fare. Grazie. Allora, qui ho fatto piazza Pisa di qualunque cosa ci fosse. Se accendessero le luci sarebbe anche meglio, però... Hai procurato la mappa del colosso sacro. Sì, ma sono comunque al buio, figlio mio. Ora guardala bene. I simboli luminosi sono i terminali che controllano il colosso sacro Parudania. Per riconquistare Rudania devi attivare tutti i terminali. È il terzo colosso che faccio, l'avrò imparato, non ti pare? Ti raccomando, roccia. Non preoccupare. Andrà tutto bene. Le ultime parole famose. Oh, finalmente un po' di luce. Senti, buon uomo, lei. Sì, parlo proprio di... Penserai mica di andartene via così. Grazie. È un piacere. Ruota di 90 gradi, che cosa si riferisce? Cosa ruota qui? Oh my! Oh my! Ma ruota all'interno dell'animale? Ruota l'animale? Che ruota qua? Oh.
materiale. Questo è un Dante. È stata abbastanza veloce, no? È stato veloce, ma... registrare in cambio di una freccia di fuoco non è male. Restano ancora 4 terminali. Così si fa, Roccia. Sì, arco di luce, arco del crepuscolo, freccia di luce, basta. La freccia! Cazzo, la freccia! Costa una sassata la freccia. Quindi se posso in qualche modo risparmiarle sono più che contento. Mi sa che non le... Quale parte del concetto ti sembrava una buona idea passare lì sotto? Si gira il rettile. Ma...
è straniante da far spavento una roba fatta così. Ma non mi sembra che aiuti in nessuna maniera, non direi. Direi più che altro parla per te, però. Cosa ha preso fuoco? Ah, questo ha preso fuoco. Ok, sta. Non molto utile, ma interessante. Senti, ma prima che ci questo coso ci pigli completamente fuoco, lo possiamo sostituire con qualcosa, ecco, di un pochino più resistente? Cioè, mi sembra un pochino pericoloso. Dici? Sì. Ah, quindi... Quindi Rucosa... Quindi Rucosa in realtà... Non si gira completamente. Muove su 90 gradi. Utile saperlo allora. Cioè non è un'informazione utile. Fammi riflettere. Ok, qui si va dentro la pancia del gigante. Secondo me dove c'è la boss fight e qui è dove noi sbuchiamo materialmente prima. Salamandra gigante. Solamente c'è da tirare giù quel coso lassù. Perché non gli dai fuoco? Poi
cazzo. Fammi indovinare, bisogna portargli la fiamma azzurra qui. Certo. Certo, non c'è altra spiegazione. Ma intanto tiriamo fuori, tiriamo giù qualcosa. Ciao. Battere. Bene, non è un problema. Non è assolutamente un problema. Non si rompa strada facendo. Stavo a vedere le ultime parole famose, eh? Scusami, la palla volante dove... Io sono qui. Quindi lui si gira così. Sto attento a non farmi ammazzare. Ok. La situazione non è delle migliori, eh. Questo è soltanto di Dark Souls. Adesso muoio e esce fuori la scheda, sei morto. Ma guarda, un nucleo ancestrale quasi quasi mi piace anche, me lo tengo anche. Ah, guarda tu. Ah, ma cazzo. Questo tipo potrebbe essere un problema, perché come faccio allora? Never mind. Restano ancora tre terminali. Bene, diamoci una mossa. Sì, ma non ti infervorare, eh! Per adesso il lavoro lo sto facendo tutto quanto io. Perché c'è uno di quei nemici? Li avevo sterminati tutti. Ma la pallina dove è finita? Ma in tutto ciò la palla dove è finita?
Hal è stata liberata da qui. Laggiù in fondo. Poi. Chi vi sta generando? E lì la palla. Eccola là. Guarda tutto qui per me. Bisogna che bisogna vada a fare un po' di pulizia. Sì, però lì sotto. Tavoletta slica riconosciuta. Bravo, bravo. Restano solo sì, due terminali. Ormai ci sei quasi. Posso dire una cosa? Allora, di solito le legende di Zelda non si era avuto boss piacevole, ma i boss di questo oh. Ho dei forti dubbi. Allora vabbè, allora girati. Resta solo un terminale. Dai, ti rimane solo l'ultimo. L'ultimo. Dentro la pancia di lui. Dove precisamente però?
ora come ci esco di qui? Se funzioni? Sì. Dovrebbe, no? A me pare di sì, no? Che dici? Funziona la meraviglia. Oh, hai attivato tutti i terminali. Ora non ti resta che avviare l'unità di controllo principale. Ah sì, certo. Osserva la mappa. Vedrai che sì, apparso sì, un sì, fuoco. Sì, sì, grosso sì, certo, luminoso. lo so. Quella è la tua meta. Lo so, guarda. Ma non abbassare la guardia, Roccia. No, chi la abbassa la guardia? Figurati, tanto ci sarà il quarto boss, il terzo boss, che sarà identico agli altri tre. Di una noia incredibile. Sono lo stesso nemico con armi diverse. Qui gli assaltavo un meno. L'unica cosa che io vorrei fare è aprire quella porta. Come si apre? Posso cambiarmi? No. Ecco, questo potrebbe essere un problema, per esempio. Non ho elmi che diano.
stata un'idea molto brillante. Perché ora lui quando si raddrizza e finiamo nella lava. Allora, io ho bisogno ora di armi. Questa piglia fuori, se la porto su con me, e allora è un casino. Di quella carne che a parte avrei potuto da vendere, però al di là di vendere dicevo, tanta di quella carne che insomma potrei diventare ricco. Allora vediamo un po' chi è il boss qua. Thank you.
facciamo una cosa, perché se mi muore la batteria nel momento in cui sto combattendo potrei decisamente incavolare. Allora, ora sei sotto carica. C'è un guardiano. Oh, l'arco che purifica il male della principessa funziona veramente. Da guardiano funziona meglio della spada suprema. Venti, ma dato che è un guardiano. Un guardiano profondamente corrotto da Ganon, ma guardiano umano. Con tutte le debolezze di guardiano. Compreso anche il Perry al raggio laser mostruoso della morte. Grazie a te, ora il
casino, però. Quando provo a dire il regno di Rui hanno fatto fuori. Ho lasciato tutto il peso sulle tue spalle. E tu sei riuscito a riconquistare il colosso Tania. Finalmente potevo portare a termine la missione di 100 anni fa. Cosa ti fa pensare che andrà mai questa volta? Ma giusto, sei uno spirito, quindi non ti possono ammazzare. Quando affronterai quel mostro al castello, farò un colpo micidiale. E il mio potere speciale, legita di Daruna, ora è tuo. Sono diventato spirito, e adesso a me non serve più. Ma ne buon uso! Ci sta benissimo. Prenditi cura della principessa. Guarda, una favola, mi prendo cura di lei. Ti preoccupare, Cosso. Ci penso io. Sta tutto pagato. Sta tranquillo, sta tutto pagato. Le ultime parole famose. Salve, sono tornato. Avete sentito la mia mancanza? No. Bene, mi fa piacere. Ah, davvero?
No, no, era lui. Un fantasma, ma era lui. Sì, adesso arrivo. Specie di tartaruga ninja smuta male. Ehi. Ciao, coso. Sì, certo che so io. Certo. Come no? Tesoro, dove sarebbe stato? Dai. Prendi figli. Affascinante. Quindi si è abbassata la temperatura. No. Oh sì.
verso. Accidenti. Inia. Sua eccellenza. Se tu sei di fuoco, io ho un buon modo per... Ho trovato un buon modo per ridurti ai minimi termini. Non po' troppo di questi boomerang. C'era mai stato, dice, non sarei ricordato. Pensi venga su qualche cosa di strano lì, eh? Sì. Allora, lui ha un oggetto che mi interessa. Però siccome è anche un imbecille, lo devo levare di torno immediatamente. Fatality, questa? Preso noi il battirocce, possiamo iniziare a farci un po' di battuto di pietre. Tutta la battuta. Andiamo in battirocce, che fai se non fa le battute?
glielo sbatti nel viso, nei denti glielo sbatti. Parente di dentista, figlio. Ah, ho capito. Formazione professionale, eh? Sì, abbastanza. Poi, salve. Buon uomo, senta. Le posso suggerire di ghiacciarsi un po'? Non è la mia intenzione congelare il polso. È funzionato? Why not? Chi sono io per criticare? Affascinante. Qui ci sono delle spade, delle robe abbandonate. Sì. Ah, vedi, te l'ha fatto in questo modo per insegnarti. Bellina questa cosa, però. Ma che fa schifo, però, lo spadone del viandante di questo livello.
Ok. Non si può potenziare oltre un certo livello. Non ho capito. Bella questa. Cazzo. Questa me la tengo, altro che. Fermo. Vai il pollo. C'è qualcos'altro di cui posso ma direi di no, sto bene così, quello. Allora però qui va fatta una cosa. Lui ha dei poteri magici, quindi mettiamolo così. Bene. Potrebbe non essere stata una buona idea. Uscite da solo, no, Demon Soul. Orca miseria. Perché loro hanno le armi di fuoco, scusami? No, non devono avere le armi di fuoco. Oi. Servirà qualcosa sta roba, fidati. Forse. Magari. Chi lo sa. Thank you.
la patata a reazione con le ruotine. La mia patata a reazione con le ruotine. Vabbè, ci siamo divertiti abbastanza questa sera. Da guardare tutta la parte della piana innevata dove noi non siamo mai stati, in effetti questa parte qua, che poi è anche il borgo dei Riso, la frontiera col Bacco e il grande altopiano di Cengo, che è freddo da far schifo. Io quasi quasi andrei subito al borgo dei Riso. Non mi torna questa cosa, dovrebbe essere l'incontrario. Allora, il negoziante di vestiti è lui. Vero? No. Lui. Ragazzi, è il negoziante di vestiti. Forse è il piano di sotto, dici? Secondo me sì. Ce li ho in realtà io. Gli abiti ce l'ho. Scusami, ma vedi? Ventinove, fa schifo la difesa. Fa un po' schifo la difesa, questo è vero. Questi colpi di lag però sono orrendi, eh.
fai giusto un salmone così. C'è nulla qua. Sono deluso. Chi voleva vedere il rupiglio? C'era qualcuno che voleva vedere il rupiglio.
Sì. Non male, non male, è una buona difesa. Facciamo quest'ultima cosa e poi me ne vado a letto. Ci salutiamo. Ci vediamo prossimamente. Ciao ciao. Ci vediamo. Ciao.